Eccoci, buonasera. E prendendo, ma dovuto dare i vestiti, quell'inetto pezzo di merda, bastardo. Fallito, non serve un cazzo quel ragazzo, non capisce un cazzo di cinema. Dottor Dracula, è da un pezzo che non ci vediamo anche noi. Mi ricordo che l'ultima volta che abbiamo fatto, non mi tocchi, mi eccita. Allora, oggi di che cazzo parliamo? Parliamo della sindrome di Stoccolma. No, è una sindrome, ma una del sindrome. Terrore. Ok, pensavo alla sindrome di Stoccolma. Di quello di Asia, se lo ricordo il film, sindrome di Stendhal. L'aveva cambiato. Questo è del terrore, che poi il titolo originale sarebbe Blue Sunshine. Sunshine. E un pappagallo lo diceva, non si ricorda, non l'ha visto il film. Io mi ricordo perché Blue Sunshine, così faceva il pappagallo. Lei è veramente, veramente cringe. Lo dico, lo ridico. Così faceva il pappagallo. Ma cazzi pappagallo, poi è morto pure pappagallo, ha ucciso tutta la famiglia. Pappagallo, care. Ma lei è senza capelli? No. Li avrei, però siccome li anche, taglio anche lei ha pippato il Blue Sunshine. Ha pippato? No, Blue Sunshine no. Qualcosa. Nel passato qualcosa. Pippa? No. Sono pulito. Potete fare tutto quello che volete. Esco pulito, tranquilli. Io che cosa devo dire? Non mi ricordo. Ma loro hanno pippato. Loro pippavano. Perché c'avevano i capelli, poi non ci cadevano. In qualche modo con questa... Droga. A me piace più il sesso. Ma è una droga pure il sesso, lo so. Anche lo so. E per questo dico io. Anche lei l'ha mai ricevuta? Cosa? La figa? No, io parlo dietro, l'ha mai ricevuta? A oggi no. Deve provare lei. Potremmo. Lei quanti anni ha? Io pochi, 27? Sì. Ho nominato io. Sì. Se ne porta bene. Io, guardi, siccome ho un mezzo affare, prende una prostituta, la devo lasciare, la saluto. Vabbè, dottor Davola, alla prossima. E allora, eccoti qua. Allora, ma hai prestato i vestiti a dottor Davola? Questa cosa del pelato, questo film... Ma ci hanno pensato prima che io nascessi, quindi prima che io potessi essere... Ma che poi non sono pelato, ripeto, è perché sono rasato. Vuoi fare tipo Vin Diesel? Allora, partiamo dalla recensione perché siamo già 3 minuti che penso che metterò un disclaimer sotto che dico la recensione seria inizia adesso. Parliamo del suo film. Allora, sta sindrome del terrore, io non so cosa aspettarmi. Abbiamo visto in copertina sta tizia pelata. Sì. Abbiamo detto, chi è? Il film è un po' strano, nel senso che iniziamo questo gruppo di amici in questo chalet. Sì, che si riuniscono. Si divertono, suonano, fanno i coglioni, eccetera. Ma mentre ci si sta scherzando e giocando, per sbaglio tolgono la parrucca a un tizio, un loro amico. E qua esce fuori di testa e viene questo Raptus che ucciderà tutti i suoi amici, gli darà anche fuoco. Ritorna, che scappa. Ritorna il nostro protagonista. Mi ricordo incazzato di prima. Parli del pelato. Sì, okay. E incomincia a uccidere. Tutti, bruciati. Di chi prende l'infila dentro un camino che è una casa, il camino gigante, li inficca là dentro, li infila e li brucia. Ritorna il protagonista del film che poi si capisce che sarà il protagonista. E li trova là dentro e li continua a far bruciare. Dopo un po' realizza, dice, ma forse dovrei aiutarli quei ragazzi là dentro. Ma mai stavano bruciando, cazzo, che cazzo deve, smaltiscili così. Tanto dopo un po' poi smaltisci tutto. E lui rimane l'unico sopravvissuto e anche indagato perché uccide il pelato. Sì. Uccide il pelato e prende tutti quanti. Perché non sanno che non sanno che prenderà... era pazzo, ecco. Era impazzito. Quindi lo indagano e lui scapperà. Cercherà di chiedere aiuto alla sua fidanzata e nel frattempo anche cerca di indagare, capire se è una cosa isolata o se invece è una cosa che sta propagando come una macchia d'olio. Ed è proprio così. Ovvero, vedendo da una notizia del giornale, vede che prende un poliziotto, che abbiamo visto anche lui dopo questa scena qua di lui,
sposteremo l'attenzione su questo poliziotto, che poi il problema, sai cos'è? Ci sono tante cose che vengono dette, no? Questo ha ucciso questo, quello ha fatto questo, ma non lo vediamo un cazzo. Ci viene raccontato. E un po' la cosa mi ha dato fastidio, ma secondo me forse i budget non potevano permettersi di mettere tante scene di morte, che ne so. Però questo poliziotto esce fuori di capoccia e ammazza tutti, pure il cane, lo squarta, cioè tutti. Ci viene detto che gli aveva in bocca a metà. È il pappagallo. Il pappagallo però non lo ammazza, però si vecchia era amico. Forse perché non c'ha pelle. Ok. Quindi quindi vediamo che lui cerca di indagare, capire che collegamenti hanno queste persone. Ma perché? Se si conoscevano. Perdono i capelli e poi diventano degli assassini. E il film procede così, con questo indagamento. E il problema è che poi il film si collassa su se stesso, ovvero che ha una buona idea. Anch'io. Non sanno, anche tu sei collassato. Non sa dove puntare, no? Hanno quest'idea qua del che è pelato, uccide. Ok, quindi si crea questa paura, secondo me negli anni Ottanta... La pelatezza era a tutti la stessa, qualche cazzetta di... quindi la maschera era uguale e tutti. Erano... Non è che avevano inventiva, cazzo. Tutti con le cazze nello stesso punto di capelli. Questo qua l'ho visto un po' e ho detto, ma cazzo, un po' di inventiva. Però dai, vabbè. Erano i soldi che c'erano. Dettagli. Quindi assistiamo, no, a tutte queste cose, lui che indaga, lui che fa. Il problema è che il film, come vi ho detto, collassa su se stesso, nel senso che non dà altri spunti. Cioè, nel senso, ok, abbiamo questi qua che fanno così, però dammi delle... Sì, ti danno delle spiegazioni, che ti dice, no, che sono questa droga sperimentale del 67, che chi se la sta pippando... Sai che cos'è? Blue Flash Shine si chiama. E quindi prende sta droga, sta iniziando, diciamo, ad alternare i cromosomi. E quindi te fanno venire, no, sta cosa del raptus. Prima ti cascano i capelli e poi diventi violento. Ok, però al succo di tutto, abbiamo una idea buona che a quei tempi, no, si sperimentava tanto, no, l'arma di assassino, il pomodoro, la gelato, c'erano tutte queste cazzate. Secondo me anche questa era una buona idea, che no, secondo me si poteva anche scherzare, no, quando è uscita al cinema. Oh, guarda, c'è il pelato, ci ucciderà tutti. Attenzione. Vai, sì, vabbè. Non lo so, ragazzi, per me se lo portano... cioè, veramente questo è un cult. Parliamoci chiaro. Cioè, questo secondo me è veramente un cult. La recitazione, il protagonista c'ha sta stessa faccia da quando è prente, gli hanno bruciato gli amici. Dice, ma lui è rimasto scioccato. Capito, ma cambia la tua espressione. Cult, non lo so. Non lo so, può essere un cult questo. Penso che un cult dovrebbe cambiare, come si dice, le regole del cinema, dovrebbe avere un impatto dei pelati indimenticabile. Non hanno più fatto film sul pelato che questo se... che ammazza. Che ammazza, quindi sì, è un cult, perché magari all'epoca avrà fatto anche il suo audience, il suo successo. Però il problema è che noi che abbiamo una certa età, io l'avevo sentito dire nel passato, ma non l'ho mai visto. Questa già è la fatto prima volta. Il cult, secondo me, è quando anche uno che non ha mai visto quel film l'ha sentito dire. Quante persone conoscono Freddy Krueger con tutto ciò che non l'hanno mai visto il film? Tutti lo sanno, il tizio con la mano con le lame. Tutti sanno la maschera da Loki. Cioè, secondo me lì diventa cult. Diventa cult quando praticamente è un film... Anche che non sanno i film, ma hanno sentito parlare, hanno visto le maschere. Assolutamente. Un po' anche come... Anche per dire Cannibal Holocaust, no? Che ha fatto il suo tempo, nel senso che è diventato il capostipite dei film di cannibalismo, che prende tutti, cercano di copiare. Cioè, secondo me, quando tu metti un genere e poi tutti quanti cercano di copiartelo, un po' come La Casa... Che ci ha avuto 2000 cloni, Non Aprite Quella Porta ha avuto i suoi 2000 cloni, anche ben riusciti, come La Casa dei Mille Corpi, che alla fine è come fosse Non Aprite Quella Porta, perché alla fine, se vi andate a informare, voleva fare lui un remake della Non Aprite Quella Porta, mi hanno detto, ma tu chi cazzo sei? Quindi lui si è fatto il suo Non Aprite Quella Porta per i cazzi suoi. Però a parte questo, sto film può divertire un po', nel senso all'inizio, nel senso divertire, no? Questa cosa che fa ridere, che per niente questi qua che sono pelati, ma finisce lì. Cioè, anche sì, la messa in scena, la fotografia, sì, è discreta, non è neanche niente di eccezionale, ma anche la regia stessa non è nulla di appassionante, non è che c'è sta regia che dice, ah, che belle riprese che fa. No, penso che pure io e Salvo riusciamo a fare un film del genere,
mettigli due capelli attaccati alla testa a salvo, non c'ho manco bisogno di attaccargli manca la plastica. Ecco. E andiamo. Perché ora come ora si può fare? Ecco. Quindi, boh, non lo so. Chissà se uscirà in... Secondo me, tu che prezzo gli daresti se esce in Blu-ray? Ma non più di 30 euro. Blu-ray normale, secondo me. Manco 4K. No, 4K che devo dire? La pelata 4K? Ma esce classico, normale, Blu-ray. Secondo me sì. Ci può stare che uno vede qualcosa di diverso, però... Meno di 30 non penso. Ma più di 30 sì, meno di 30 no. Io mi ricordo dai 30 ai 40. Io mi ricordo quando i classic erano esclusivi a Amazon, è uscito un The Sentinel che io l'ho comprato, mi pare 4 anni fa, l'ho comprato, non l'ho mai visto ancora. Lo pagai, mi pare, meno di 20 euro, un classic era. Ma all'uscita? No, no, ho aspettato un pochino, mi pare un paio di mesi, subito è calato, è andato giù come niente il prezzo. Peccato che le esclusive non sono più su Amazon. Quando conveniva quando ero su Amazon, eh? Assai. Sbagliavano i prezzi, scendevano. Io mi sono preso il cofanetto di, mi ricordo, di Halloween. Mi pare l'ho pagato 80-90 euro lo pagai. Anziché quei famosi 180, quando erano. 100... O anche l'Armata delle Tenebre. 169. L'Armata delle Tenebre io l'ho pagato, mi pare, 75 euro. Proprio il cofanetto che costava ai tempi. Invece un vestito. Ho preso una bella offerta, pagai poco, meno di 50 euro il cofanetto in Blu-ray. Ma non l'hai preso a Day One però, allora? No, no, perché 169 euro non c'è. Io l'ho preso, diciamo, dopo un paio di mesi lo pagai 80 euro, mi pare, per il mio compleanno. Il cofanetto di Romero, quello grosso. L'avevano messo a prezzo sbagliato su Amazon, perché questo qua è uscito invece. Sì, l'ho visto. L'avevano messo a prezzo sbagliato, non era 169. E quando l'hanno messo? Io l'avevo messo a 92 euro il primo giorno che l'avevo messo su prenotazione. L'hai preso? L'ho preso. Buono, minchia. Mi informi di questo. Ci informi anche sì, noi di durato, questi errori. È durato 5 minuti. Minchia, lei come lo sapeva? Perché su dove sono iscritto, su Facebook, lei... mettono le segnalazioni e subito stack, prenota, stum, poi loro lei, mi segnali anche a me queste cose. Mi le segnali. 92 euro. Non manda qua, comunque. Me li segnali pure a me. Me li segnali. Perché a me non mi mandano un cazzo gratis. Se me ne mandassero a me. Neanche a me. Quindi... Ma lei non ha il canale YouTube? Eh no. E questo è il fatto. Ma ce li ho tutti i film della Mandana. E quelli dici, ma lei che gli deve fare cazzo vedere? Cazzo, se le fa di comprarli. Dobbiamo rivedere famosi, salvo qua. Ci facciamo mandare doppia copia. Doppia copia devono mandare. Un giorno avrò il film gratis. Ma non è doppia nessuno, copia. Li devo solo pagare. Midnight, se ci stai sentendo, mai, non si sa perché. Certe volte alcuni si vedono i video. Non dico i nomi perché me l'ho detto non dire i nomi. E, mi raccomando, pensa a noi due, che siamo gli unici, che siamo sinceri. Ancora aspetto la tazza. Sai di chi parlo. La tazza, gliela diamo la tazza. La tazza Midnight e la maglietta. Ecco. Qualcuno me l'aveva promessa e non mi è mai arrivata a casa. Ricordati che sto parlando di te. Non facciamo nomi. No. Evitiamo. Quel te è rivolto a tanti. Ecco. Niente, ve lo consigliamo. Se siete abbonati a Midnight e non ci sono... Dici, sai, mi sono visto tutto il catalogo di una Midnight, come noi, abbiamo visto tutto, praticamente. Tranne Salvo, che siccome non è... No, dice, non già so. Pagando 200 euro dei film al mese... Basta, questi cazzo di 5 euro non ve li do. Ficcateveli in culo. Non gli dire queste cose. Non me li do, ma non ve li do. Ma non gliele dire. Datemelo gratis. E quindi, sì, è meglio, lo potrebbero dare. Questo dato lo potrebbero dare. Un anno di abbonamento ci gratis. Sarebbe. E mi rifaccio tutti i film che non mi sono visti. Che poi nel catalogo ho visto anche Natale Rosso Sangue, allora l'hanno annunciato in Blu-ray? No. Ah no. È una bella edizione, l'ho rivisto, l'hanno fatto bello pulito. Però sembra detto, il prossimo classic sì, di... Inferno in diretta. Inferno in diretta. Niente ragazzi, e casomai, non lo so, se ci vogliamo incontrare ci possiamo fare una recensione insieme, penso che apprezzeranno i... Bello, io mi ricordo, me lo vidi, bello. Stavo dicendo... Bello crudo. Crudo, Quindi... A crudo, ma secondo me poi mi fai stare male di stomaco allora. No, non è ormai siamo abituati. Non siamo è abituati. Come quello è un altro senso. È un'altra cosa. Holocaust rimane... Di stare male. Rimane sempre al top. Holocaust rimane sempre al suo posto. Secondo me è bravo, è top. Questo sì.
Niente, ragazzi, noi vi ringraziamo per l'attenzione. Spero che non vi abbiamo annoiato, abbiamo parlato di altre cose. Noi siamo fatti così, quando iniziamo a parlare, una cosa tira l'altra. Ci vediamo un prossimo video. Ringrazio Salvuccio per questa serata che abbiamo fatto recensione insieme. Short, ci sono degli short, spero che recuperateli, che sono abbastanza divertenti. Angelo, vedi di Santa Sangre, dimmi cosa ne pensi. Lui se lo vede e poi mi dice cosa ne pensa. Ma io penso che l'abbia visto già lui. Il problema, Angelo, ma perché me lo devo vedere io se già l'ho visto? Angelo, se mi stai ascoltando, io non l'ho visto mai, penso, sto Santa Sangre. Il problema è che dura un mattone. Ma è noioso sto Santa Sangre? Non dando. Cioè, è movimentato? Perché se mi devo rompere due palle così, due ore, no. Vedo. Angelo dice, veditelo. Ma vedo. Poi faglielo vedere a Salvo. Ciao subito, ma beccato nello short... Tu faglielo vedere a Sav. Due volte te l'ha detto, te l'ho ma fatto perché vedere. Se io ciao visto. Tu ti lamenti, ha detto. No, non ti sei ne... lamentato di Polaris. Dice, vatti a vedere Santa Sangre. Ma Polaris non c'entra niente con Santa Sangre. È un'altra cosa. Niente, ragazzuoli, io voglio ringraziare prima Salvo per la sua presenza, che abbiamo fatto questi video, perché sapete che io non mi faccio mai vedere più, perché mi rompo i coglioni, cioè non mi rompo i coglioni, mettermi a vedere nei video eccetera, li faccio soltanto o quando mi mandate voi qualche cosa, mi regalate, o se mi coccio io qualche acquisto io, allora giustamente mi devo far vedere, cazzo è, metto i film così, mi sono comprato questo, niente, io nuovamente vi ringrazio Salvuccio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Buonasera ragazzi!